recorded on track 1 and 2 from right and left speakers. Adjust the level of sound from the left speaker and that from the right speaker at the same level. Buonasera ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo unboxing. Oggi farò un unboxing al quale ci tenevo veramente tanto. Ho atteso oltre 10 giorni per la spedizione, perché come tutti sappiamo in questo periodo natalizio le spedizioni vanno a rilento e finalmente, proprio poco prima, ecco si sentono anche i botti, di Capodanno, la scatola, questo pacco contenente questo top di gamma dell'elmo è arrivata. Eccola qua ragazzi, quindi guardate, c'è anche lo spago originale con i suoi sigilli, naturalmente è stata già aperta, molto probabilmente questo proiettore ha girato veramente poco o non ha girato per niente, e questa è la sua scatola originale. Procediamo con l'unboxing. Ecco qua ragazzi, voglio dire, tutto in celofanato. Chi non ha mai sognato di fare questo che sto facendo io adesso? Srotolare lo spago. Ecco qua. Srotoliamo. Perché dobbiamo aprire la scatola? Non so come tirarlo fuori perché pesa veramente tanto. Da praticamente è un peso tipo bodybuilding. Ecco qua, unboxing ragazzi. Dell'elmo GS1002 della collezione di Mr. Robby, cioè io. Che cosa abbiamo qui sopra? Abbiamo i vari accessori, cavo di alimentazione. Lo sapevate che nella scatola originale è presente un film stereo prova in Super 8? Ecco qua ragazzi, dura circa un minuto. Abbiamo cavetteria varia, abbiamo anche i cotton fioc elmo, saranno migliori di quelli normali, voglio dire, praticamente mai aperti, guardate, è impressionante, con i loro sigilli. Abbiamo il microfono, la sua staffa e la spugnetta. Questi sono gli accessori. Ora procediamo con l'unboxing. Unboxing! Appoggiamo un po' di qua. Quanto pesa, ragazzi? Dove l'appoggio? Appoggio dietro. Ok. Vediamo adesso che troviamo nella scatola. Il proiettore in celofanato con la sua etichetta. Ricordo che questo è un top di gamma. Abbiamo praticamente la custodia by Elmo, sigillata, mai aperta. Guardate lo scotch praticamente ingiallito, si è degradato. Praticamente questa non è stata mai aperta, questa custodia. Mi pare esserci due custodie. Ecco qua ragazzi. Spettacolare. Queste cose le vedete solo da Mr. Robby per adesso. Questa è la sua bobina raccoglitrice, praticamente luccicosa. Oh, il pezzo forte ragazzi, il pezzo forte, solo che devo stoppare perché con una mano non ci riesco. Pesa. Eccolo qua ragazzi, con il suo cellophane originale. Voi dite, perché è originale il cellophane? Vi faccio vedere. Perché il cellophane sotto è provvisto di una molla. Incredibile. Solo il cellophane è un reperto archeologico. New in box. Appoggio le mie manine sopra. Da appassionato del Super 8 per adesso. E lo disincelofaniamo. Procediamo a disincelofanare tutto. Ecco qua ragazzi, il cellophane ce lo conserviamo. Me lo conservo. L'etichetta Elmo. Incredibile. 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 Incredibile, guys. Che sensazione subliminare. Una sensazione che costa parecchio, ve devo dire. Però me lo ero promesso che se mai l'avessi trovato new in box non avrei badato a spese, ed è così avvenuto, come dice qualche mio amico, vuol dire che era destino. Destine. E questo
i 100 euro sono solo di contorno, guys. Il pistolino per le bobine 240 e anche più piccole. Incredibile, ragazzi. Le mie manine sul GS1200 New Inbox. Ok, ragazzi, questo è solo un unboxing per i gruppi Facebook. Ho deciso di fare degli unboxing con delle mini spiegazioni, dei mini tutorial sul mio canale YouTube ufficiale. Quindi qui vi faccio vedere solo lo scartamento di questa bellissima macchina, ma verrà ripetuto sul mio canale, come ho detto, con la spiegazione di ogni singola funzione, che dopo non è che ne sono tante, è comunque una macchina di 40 anni. E che macchina, ragazzi, qua rispetto alle altre macchine Super 8 siamo un tantino più avanti. Buonasera a tutti, ragazzi, e buon anno a tutti i miei amici del Super 8. Ciao a tutti, ragazzi. Bring sound recorded on track 1 and 2 from right and left speakers. Adjust the level of sound from the left speaker and that from the right speaker at the same level.